amici, benvenuti in questa nuovissima fottuta notte horror. Notte che è tra notte e morte. Horror fra. Con i mago Beyond the Nightmares. Ok. Io sono Matreus, stai sei a Monrouge. Cominciamo. Iscriversi, like, commentare, condividere. Tutti i link in descrizione. Non mi ricordo. Compreso anche la playlist di questa serie. Supportate queste serie fottute notte horror con un like, perché ne abbiamo tante da portare, non solo di Mago, ma di tanti altri giochi. Matreus, dritto. Dobbiamo andare dritti in questa porta qua. Qua c'era da recuperare qualcosa. L'altra volta t'aveva sgamato la tizia là. Abbiamo preso una chiave, ma abbiamo fatto schifo. Dovevamo uscire dalla finestra lì, sì. Ma questa qua dritta. Io continuo a schiacciare qua, ma non puoi correre. No, non è questa. Ah, non è questa. È questa. Dietro le... Guarda attentamente. Tra l'altro dice anche, guarda attentamente. Sì, non ti dice... Cioè, te l'ha detto. Stanza. Allora, dobbiamo entrare qua dentro. Qua. Avevamo già visto che qua non c'era nulla, forse. C'era una chiave. C'era una chiave. Questo qua. Vai, Arthur. Dai, andiamo dentro. Com'è che entra nelle finestre? Tutto incriccato entra dentro. Non lo so. Prima entra la telecamera, poi tutto il resto. Lì sul tavolo c'era la leggere e la chiave. Sì, questo qua rileggiamo velocemente. Ti si comprano molto bene. Tua sorella sei davvero entusiasta. Per quanto riguarda la ragazzina, abbiamo tutto sotto controllo. Cioè, l'hanno rapita praticamente. Ma questo noi l'avevamo già letto. Which girl are they talking about? And where does this map lead? Take it easy. They might hear. Esci di qua. Beh, aspetta, Matreus. Da dove sono entrato non posso uscire. No, avevamo già provato. Perché l'idea poteva. Quella finestra lì, ma non puoi uscire. Sì, no, magari si apriva quella là. No. Niente, allora. Adesso siamo al punto critico. Cioè, dobbiamo uscire da qua e non ci deve sgamare la tizia. Mm. Più che altro che tu vai qua e adesso suona il campanello tra poco. Quindi secondo me ti conviene... Chiave che abbiamo ancora, Sì. Qua è da dove siamo entrati? No. Sarà la porta. Adesso tu vai dritto di lì e ti suona il telefono. A quel punto torna indietro ed entra nella stanza qua. Ah, è finta di corpo. Finta di corpo a rientrare. È finta. Io... Quella non va. Aspetta a dirlo. Cos'è successo? Non è che adesso mi fa uscire ancora dalla finestra di qua, no? No. Cos'è successo? Prova ad andare là. Forse non devi entrare nella stanza, devi stare solo nel corridoio. Proviamo. Dai, nel corridoio? Dov'è il telefono? È là, Cioè... Va bene. Probabilmente... Se andavi avanti, quella... Andiamo dal fratello. Andiamo giù adesso. No. Dobbiamo scendere. Meglio controllare prima. Dove dobbiamo C'era andare? Il fratello di qua a destra. Ho capito, ma ci fa entrare qua. Adesso abbiamo la chiave. Ah sì, beh, adesso sì, con la chiave sì. Eccolo qua. È morto. Cos'è successo? He looks really bad. It's catatonic. He doesn't even realize we're here. Ah. Ok, non si rende conto della nostra presenza. Qua ci sarà qualcosa da prendere, immagino. Ricordiamo che l'armadietto era tipo quello delle scuole rosso. Sì, qua non ci sono. Qua non si può uscire. Non sento più la tizia che canta. È perché sei lontano. Che bello. Cioè, posseduto più che... Ma sai che non...
Boh, andiamo giù. Non lo so, non mi pare che ci sia qualcosa. No, ma vabbè, andiamo giù e... Cioè, sto schiacciando a casaccio qualsiasi cosa, Magari non è che c'è qualcosa qua nella libreria. Questo penso sia te. Sì. Penso, Questi hanno un nome, non mi ricordo più come si chiamano. Questa è la piantina dell'IKEA finta. Tanto. Ma qua ce n'è un'altra. Perché palesemente è nella stessa posizione, quindi deve essere forza quella. Prova a entrare. Ma è qua dove siamo usciti. Cioè, entrati. Allora. Là? È dove siamo entrati che poi siamo usciti fuori dalla finestra. Però qua non apre più niente. La porta lì da fuori. Cosa da fare? Sì, magari c'è qualcosa da fare, Proviamo a guardare. Proviamo a guardare, Matreus, guardiamo. Non c'è niente. Si vede qualcosa da qua che non abbiamo visto. Qualcosina. No. Sembrerebbe di no. Però. Uè, vai via. Devo passare. Perché sta sedia rivolta? Cos'è in punizione? No, allora, o c'è qualcosa nel... C'è un tira su polvere compenetrato nel pavimento. Eh sì. Non è che dobbiamo fare qualcosa col telefono, magari? Cioè, tipo, far modo che lei esca. È uscita. Posso dire che quando io non l'ho capito la camminata contro di noi mi ha fatto una paura. Ma io non ho capito Mori, che tutto. Senso ha. Ok, allora Matreus, ci siamo, andiamo ancora qua. Mo suona il telefono, forse. Sì, torniamo indietro. Finta di corpo a tornare indietro. Però lei non esce. Secondo me questo è un bug, Cioè, ma poi immaginati. Una tizia suona il telefono che è qua. Lei è palesemente qua. Sì. Perché non esce a rispondere al telefono? Boh. Cioè, lascia suonare e poi dice, vabbè, te le telefoneranno ancora. Vabbè, allora, c'è qualcosa palesemente qua dentro, Matreus. Cioè, non si scappa. È chiarissimo che sia qua dentro. Non si realizza che siamo qui. E Matreus ha anche indicato dove. Da qualche parte. E chiamo a caso ancora. Qualcosa funzionerà. Matreus. Gli armadietti non mi sembrava questo. Ecco. Oh. Caro signor Gary, che non siete. No. Siamo stati messi al corrente delle sue precarie condizioni di salute. Guardalo come l'ha. Sì. Ci tenevamo a farle sapere che tutti gli studenti del suo corso le augurano una pronta guarigione e le aspettano per continuare il loro percorso di apprendimento insieme a lei. Ovviamente l'intero albero dei decenti le augura di rimettersi al presto. Quiet Island University. Cioè, è un professore. L'armadietto che ho visto nel sogno è quello dietro agli studenti. Ho scritto Henry Jones, Julia Lopez o Giulia Lopez e Gary Reed, che è esattamente l'armadietto che serve a noi. The locker in the photo. That's what we're looking for. Vabbè, ma l'università è palesemente... Ma va? Non l'avevamo capito io e Matreus! C'ha le convulsioni questa. We gotta get out of here. And quickly. Dalla finestra, chiaramente. Non è dalla finestra. Non puoi correre. Eh no.
Ma cosa significa che non puoi correre? Non lo so, Matreus, cosa significa? A destra, correre. Esci dalla... dalla porta, esci dalla porta. Cioè... poi cos'è che fa? Mr. Toad, what a surprise. We were wondering what had happened to you. What's that look on your face? Haven't you ever seen a beautiful naked woman before? A parte che è più vestita di una donna vestita adesso, però vabbè. It is nice of you to visit us, but as you have noticed, my husband does not like strangers. They make him nervous. Sì, ma senti cosa urla! Listen to me carefully. I know who you really are. I know what you're doing here. And the only reason I don't call the police immediately is because you work for my father. You have to leave this island. I'm serious. If you put your nose in my house or my sister's, I swear you will regret it. You hear me? What did you do to him? What? What did you do to your husband? Detective, you fly too much with your imagination. You're losing touch with reality. Now, get out of my house before I start screaming. Questa ti trova in casa sua e ti dice non chiamo la polizia perché lavori per mio padre. Io non direi che cosa hai fatto tuo marito, io me ne andrei e basta. Un altro sogno. Però non possiamo correre. Risponde al telefono. C'è qualcosa in mezzo. Mr. Burton, didn't the department teach you that entering private property without an invitation is a crime? And you are? I'm Brian Doyle, Elizabeth Barkley's husband. I suggest you leave before you get into trouble. If you get close to an... Beh, lì loro c'entrano palesemente qualcosa in quello che è successo. Consequences. What kind of consequences? Leave, Mr. Burton. I warn you. You are no longer welcome on Quiet Island. I told you it wasn't a good idea to go into that house. You were too rash. We had no choice. The trail was blocked. Time keeps going by and by, and still we don't have a single trace of Simon. Yes, but now they know about us. We're close. I can feel it. Io sto giocando a calcio. Accedi all'università. Boom. Pallone non riesce a dargli direzione. È fatto malissimo. Adesso possiamo correre, ma Travis. Aia. Penso che l'università sia quella là davanti a noi, immagino. Sì. Però, dai. Ma poi corre ciondolando. Andiamo a fa così. Sì, sì. Oh, c'è una finestra luminosa là. L'unica in tutta la scuola. C'è una sbroffata per terra. Oh, here we go again. Oh. Ma perché? No! Tra l'altro ti sei girato, ha fatto i passi, sembrava che stesse arrivando qualcuno da dietro. Nulla si può prendere. Al mappamondo. Non si sa perché. Ah, io direi di andare dove c'è la luce. It seems to be back to school. The trembling legs, a knot in the stomach, the heavy air, and everyone's got eyes on us. Eyes? Yeah. Don't you feel observed? Qua c'è una porta aperta. Con un proiettore. Il più classico dei classici. Il buio. Stai alla luce. Va bene. Basta. È un messaggio solo. Voglio provare a vedere se... Beh, noi non facciamo... Non facciamo l'ombra, ma Atreus. Ah, va.
la luce vuol dire qua. Eccala. E nella luce si spengono le luci. Poi sembra che ci sia una manata attacca. Cos'è sta roba? Che brutta è. The fuck? What the hell is it? Find the light switches, but hurry up, or he'll catch you. Trova gli interruttori. Dove? Quale? Quale? A questo dici? Aia, mi ha preso. Aia, non riesco a schiacciare. Non riesco a schiacciarlo. Stay in the light. Ehi, stai alla luce. Sto alla luce. Non riesce. Quello là in fondo è l'altro interruttore. E questo è un altro. Ma sai che non riuscivo a premerlo? Perché ti muove la visuale. Ci sarà un altro qua. Tipo nei cessi. Cosa sono i cessi? Ha dei rumori. Sembra che ogni tanto sì, si... tipo un conteggio. Sì. Mamma mia. Guarda indietro di te se si sono spente. No, no. Sono... Qua c'è una verde. Sarà un motivo, no? No. C'è qualcosa sopra la porta lì. A uno c'è scritto. Brillantissimo. Possibile che qua non ci sia niente. Dimmi se vedi un interruttore, Matreus. Lo vedi? Sì. Qua c'è la luce. Qua c'è luce. V1. But he's there. It's always there, lurking in the dark. Trova le chiavi per proseguire l'università. Okay. Sì, basta. Va bene. B1. Remember to stay in the light. Oh no. Mamma mia, ma perché non va avanti lui? Oh cavolo, qua non c'è. Porca vacca, l'hai visto? Ho visto anch'io, ho visto anch'io. Adesso corro di lì. Così. Sono alla luce. Sono alla luce. Sono alla luce. Non puoi prendermi. Sono alla luce. Tu l'hai detto. Questa è B1. Poi B1. Qua B1 c'era la porta chiusa. Qua cos'è? B1. Cioè, la scritta indicava B1, mi sembra. Cos'è quel la chiave? Sarà la chiave. Feel his breath. Non puoi. Non puoi sentire il suo respiro. Ma che cos'è? Sei incastrato nel banco, va! Ci sono i banchi... Ma sei incastrato! Banchi stretti. Dov'è? Ah, quella fa... Dove andiamo, Atreus? Torniamo indietro. Ah, di qua? No, no. Di qua? Sì. Blocchiamo la porta. Con la luce che sfarfalla, sì, si andrà a spegnere, sicuro. Uomini. Uomini al contrario. Sì, vabbè. Sarà il cesto degli uomini. Ipotizzo. Ah! Ma non è un. È un alberello che è caduto. Sì. Ok. Bene, un tocco di rame. Pensavo fosse un... Sì, però non possiamo andare avanti. Sono gli indizi quello. No, ho capito che sono gli indizi. Andiamo nel cesso. Aspetta. Perché al contrario? Non lo so, lo capiremo là. No, non vorrei magari ci sia un significato strano. Ma porca, davanti. Cioè spawnato davanti. Destra. Destra. No, destra. No, perché sta dicendo destra? Pensavo ci fosse la luce lì a destra. Mi sembra strano che non c'è la luce da là. Ma infatti ci doveva essere la luce. Qualcosa di strano, Matreus. Abbiamo fatto tutta quella strada senza luce.
Eccoli. È al contrario adesso. O forse anche prima. No, prima non abbiamo visto questo. Abbiamo visto dentro il cesso quasi. Questo qua sarà a uno? No, sarà la chiave là. Qual è la chiave? È la chiave là. E poi dovremo tornare indietro. Ma mi fa strano che qua non c'è la luce. Ma prima c'era, mi sa. Ma sì, avevamo fatto a zigzag più volte. Forse non c'era e... Abbiamo a uno e anche a due. Oh. Sembra strano. Vabbè, adesso fino a qua siamo arrivati. Là. Adesso ci abbiamo... Là. Il buio. Eh no. Chiuso. C'è la luce! Ma c'è la luce! Ma cos'è? Remember to stay in the light. Ah, aveva senso allora. Era fatta apposta. Segui le luci rosse fino all'uscita. Qua. Dov'è le luci rosse? Si è spenta la luce, si sta spegnendo. Ah, qua. Ah, si apre. Oh no, the lights can go out. We can't stay too long in the same place. Sta facendo lì. Sì, capisco, Marty, però... Quindi bisogna aspettare che no, si accendano le luci? Perché si spegne? E in teoria credo che ecco. Adesso si spegne e ti fa vedere la prossima. Vai, vai, corri, corri, corri! Corri, corri! Salvo. Salvo. Arthur che ti fa... No, no, si spengono le luci! E meno male, speriamo che si spenga anche veloce, dobbiamo muoverci. E non sappiamo dove. Ma sarà, dovremmo andare davanti lì, immagino, adesso. Penso. Move from there! Dietro. Non so se c'era una... Accendi, accendi la torcia. Ah, ma si può? All around us. No. Sì. È per vedere dove ci sono i cosa. Ma adesso se ci manda là in fondo lo mando a... eravamo già là. Manderà in mezzo, in mezzo, in mezzo. Eravamo già là. C'è una scala che va in giù lì. Sì. A destra. A destra. Ah, lì dentro di lì. In realtà anche qua. L'uscita, sì, forse sarà lì, boh. Stay in the light. Deve iniziare a calmarsi, Marty qua. Anche lì c'è l'uscita, mi sembra. Il gioco dell'impiccato sembra. Sì. Seriously. No. Potrebbe essere. Sì, no, cioè non potrebbe essere un cavolo. La parola scritta è seriously, mi sembra. The exit, Marty. Let's go to the exit. Let's go, let's go. Aia. Ecco, uscita, via, 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 via. Don't stop. Non fermarti, ci sono chi si ferma. No, mi fermo. Ma che. Vabbè. Porca vacca. Niente. Io corro, Io corro, Matreus. Ma te. Ma dove sei incartato? Nelle scale sei imbracato. Tu sbroffo in giro. Scusa, ma quanto eravamo sotto 50 metri, 500 metri di terra? Dov'è che eravamo? Dove c'è scritto? Raggiungi il tetto. Don't look back, Marty. Run. And whatever you do, don't look back. Non voltarti. Don't stop. Non ti fermare. Ma che ci fa di qua? Non è
Non è il tetto, è il cesso! E poi? Se ce n'è uno. Il cesso continua. Si è sbloccato il cesso. Occhio, luce. Quella luce rossa. Sì, sì. No, qua. Ah, ma ce n'è uno solo aperto di cesso. Sì. Forse c'ha sempre la mattonella colorata, mi sembra. Dal cesso diventa bene, una biblioteca. L'abbiamo capito, una biblioteca. Cambiamo. I feel it's out there. Uscita, l'uscita. Da chi è l'uscita? Qua in fondo, forse. Immaginavo che fosse dritto davanti a noi l'uscita, ma così non sembra. In mezzo. Sembra di no. Musica sta fa. Qua. Sono più i cessi. Ah no, ci sono. I cessi ci sono ancora, ma. Cioè, e adesso? Boh. Momo? Oh. Ehi. Sì. Eccola qua. Qua. Ma prima c'era? No. Trova la chiave nella libreria. Segui la luce rossa per rimanere al sicuro. Qua bisogna... A tre scuola la luce dura una fila intera, Si accende solo da una parte. Stay in the light! Che è la canzone! Stay in the light! Stay. No, sono nella luce! Mamma mia! Che paura! Sì, ma trovala... Vuoi vedere che ha l'ultima fila? Guarda lì, la vedo le lucichine. Adesso tornerà di là. Corri. Mamma mia, corri. Fregatene. Vai, corri. Mamma mia, è lento. Vai. Marty, move. That thing is here. E ma muoviti cosa? Dove? Premi il pulsante dell'ascensore! L'ho premuto! Mamma mia! No, l'ho premuto! Meno male che gli pulsanti sono sempre a destra, schiacciato a caso. Sono sempre a destra. Di solito sono sempre a destra, sì. Se no, allora, dipende da dove è orientato, ma di solito, normalmente, lo trovi a destra. Le ho viste anche a sinistra, però... Vado? Sai cosa ti dico, Matreus? Mm. Che su questo corridoio, per questa puntata è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata, dove andremo avanti da qua. Mi raccomando, comunque, sopportate questa serie con un bel mi piace, commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale di Jeschi e attivate la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Per cui da Amoruge e da Matreus ci vediamo al prossimo fottuto video. E buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Ciao.